allora che cosa produsse questa scienza? Vediamo intanto il punto di partenza. Il punto di partenza è costituito dalla fisica aristotelica, che è praticamente il sistema del mondo accettato fino al 600. E l'universo è assolutamente centrato su dove si sta noi, sulla Terra. Poi partiamo dall'universo e arriviamo alla Terra piano piano. Il cielo, intanto, intorno alla Terra è diviso in 10 sfere. Ci sono il cielo della Luna, secondo cielo è Mercurio, terzo cielo Venere, poi c'è il Sole, vediamo se mi ricordo i vari, quindi Mercurio, Sciale, Corina e la Crocetta, la Luna e la Luna. Poi sopra il cielo del Sole c'è Marte, poi c'è Giove, e Giove è, mi sembra così, una cosa del genere, poi c'è Saturno. E questi sono i pianeti, pianeti che vuol dire errabondi, vagabondi, perché si muovono rispetto allo sfondo, sfondo costituito dalle stelle fisse, cielo delle stelle fisse che sta qua su, che tanto fisse non sono, per due motivi. Uno, perché girano e fanno un giro completo in 24 ore, ma in realtà hanno un movimento in più, per cui non sono l'ultimo cielo. Questo movimento in più fu scoperto nel secondo secolo avanti Cristo da Ipparco e si chiama precessione degli equinozi. È molto più facilmente intuibile in un sistema copernicano e quindi ne parleremo più diffusamente dopo. Comunque, per tenere conto di questo ulteriore movimento c'è bisogno di un altro cielo oltre le stelle fisse, il nono cielo, che è il primo mobile. Scrivo solo PM perché sennò non c'è. Tutti questi cieli stanno dentro un'ulteriore sede che è l'Empireo. L'Empireo è la casa di Dio, dove nel paradiso dantesco c'è la candida rosa con tutti i beati. Come mai si muovono nel modo in cui si muovono tutti i pianeti? Per amore, l'amore che muove il sole e le altre stelle. Il primo mobile, che sopra di sé c'ha direttamente Dio, una virtù indifferenziata, brama congiungersi in ogni sua parte con ogni parte del cielo superiore più pregno di virtù, e quindi si rivolge in esso facendo un giro in 24 ore. Tutti i cieli sottostanti per lo stesso motivo bramano congiungersi e quindi si rivolgono gli uni negli altri, generando tutti questi movimenti dei pianeti rispetto alle stelle fisse. E per quanto riguarda la Luna, perché è macchiata? Perché c'è una contraddizione, cioè insomma un dilemma di fondo. Secondo la fisica aristotelica, e ora lo vedremo più in particolare, l'universo è diviso in due nettamente: il mondo sotto la Luna, mondo terrestre, e il mondo sopra la Luna, mondo dei cieli. Il mondo terrestre è fatto di 4 elementi: aria, acqua, terra e fuoco, corruttibile. Il mondo celeste invece è fatto di un elemento solo, l'etere, incorruttibile e eterno. E allora, perché la Luna è macchiata se è fatta di un elemento solo, che è l'etere, eterno e incorruttibile? Tutta la discussione sulle macchie della Luna, che è interessantissima proprio anche dal punto di vista scientifico, è fatta nel secondo canto del Paradiso, dove Dante per l'appunto chiede a Beatrice: ma come mai sono nel cielo della Luna? Che sono i segni bui di questo corpo che l'ha giuso in terra? Fan di Caim favoleggiare altrui? La risposta di Beatrice è, diciamo, duplice e problematica. Prima di tutto gli chiede: ma dimmi un po' che cosa ne pensi te. E Dante espone le teorie che lui aveva fatto sue in gioventù. Dice: ma secondo me, visto che d'altra parte non può essere fatta altro che di etere, è una questione di rarità e densità di materia. Nei punti dove la materia è più densa la vedo bella bianca, dove invece è più rara la vedo più scura, perché traspare l'oscurità che c'è dietro. Fa Beatrice ridendo, come sempre, alle cose che dice Dante. Se fosse così, durante l'eclissi di sole vedresti trasparire il sole e non il buio. Porca miseria, hai ragione. E allora,
E allora, se tu dici che nel cielo c'è una sola virtù, tu mi devi spiegare come mai le stelle sono così diverse. Ce n'è di più bluastre e di più rossastre. Evidentemente sono virtù diverse. Perché? Perché nell'empireo la virtù divina è una indifferenziata. Ma già nel cielo delle stelle fisse ciascuna stella comincia a digerire e a raffinare una particolare virtù. Queste virtù poi vengono ulteriormente diversificate nei cieli inferiori e prima di piovere sulla terra si rimescolano nella luna come una stracciatella di virtù diverse. Ed è per questo che la luna rimane macchiata. Virtù diversa fa diversa lega col prezioso corpo che la viva. Ora, per confutare le varie ipotesi che fa Dante, in particolare una dice, vabbè, non è questione di densità o rarità perché se no l'eclissi di sole trasparirebbe la luce. Allora tu potresti pensare che la luna sia fatta in qualche modo con, immaginiamo di vederla di qua, di sezione, che abbia dei piani riflettenti a distanze diverse, che ci siano delle incavature, in modo tale che dove la luce si riflette più a retro, la vediamo più scura. Beatrice dice a Dante, attenzione, non può essere nemmeno così, perché per deliberarti da questa istanza, fai un'esperienza, fai un esperimento, prendi tre specchi, metti due specchi a una certa distanza da te, il terzo nel mezzo più lontano, dietro le spalle mettiti una candela in modo da vedere l'immagine riflessa della candela nei tre specchi, vedrai che l'immagine riflessa nello specchio più lontano, benché più piccola, non è meno luminosa di quell'altra. Noi potremmo dire che se prendiamo due fogli bianchi e li mettiamo a distanza diversa, non è che quello più lontano è meno bianco di quello più vicino. Questo vuol dire che non è questione di diversa distribuzione degli spessori, quindi è appunto la questione delle virtù. Ma la cosa fondamentale di questa affermazione di Beatrice, in un momento in cui, come ho detto, la fisica sotto il cielo della luna è completamente diversa da quella dalla luna compresa in su, allora Beatrice, in un momento in cui vige la fisica aristotelica, propone a Dante di fare un esperimento sulla terra per vedere come vanno le cose in cielo. Questo c'ha, diciamo, se non del rivoluzionario in sé, perché questo è il punto d'arrivo della riflessione di Dante, però è, come dire, all'altezza della situazione nel momento in cui arriverà la rivoluzione scientifica. È già pronta per ricevere la rivoluzione scientifica. Quindi, insomma, anche dal punto di vista scientifico, Dante possiamo metterlo più di Cicerone nella storia della scienza. Vi ricordate Cicerone, che è entrato nella storia della matematica per aver rintracciato la tomba di Archimede. E il mondo terrestre come funziona? Il mondo terrestre sublunare è fatto di questi quattro materiali, aria, acqua, terra e fuoco, quattro elementi, si mescolano in proporzioni diverse generando tutte le cose e sono sempre soggette a corruzione le cose terrestri. E animate da moti rettilinei, moti verso il basso, si chiamano moti deorsum, li chiamavano, per i corpi composti di acqua e di terra, che la pioggia viene giù, le cascate cascano, le frane vanno verso terra, gli oggetti cascano verso terra, perché il centro della terra è il centro dell'universo e tutti i corpi tendono ad andare verso il loro luogo naturale. Il luogo naturale dei corpi di acqua e di aria è il centro dell'universo, dunque tendono ad andare lì e lì ci starebbero tanto bene. Notare che quella che possiamo chiamare scienza prima della rivoluzione scientifica era un tentativo di rispondere a dei perché. Perché la roba va verso il basso? Perché cerca di tornare nel suo luogo naturale. Dalla rivoluzione scientifica in poi non si risponde più ai perché, si risponde ai come. In che modo la roba va verso terra? No, ma scusa, ti avevo chiesto perché. Perché uno so, io ti posso dire con come. E quindi le domande si spostano.
In quell'ambiente, diciamo, fertilissimo che era l'Italia, diciamo, all'inizio del capitalismo, diciamo pure, tutte le attività produttive concorrevano a produrre dei saperi che poi si sono condensati nella scienza. Tanti saperi non erano codificati nei libri, non erano oggetto di studio nelle scuole di Trivium e Quadrivium, ma erano cose conosciute dagli artigiani, da chi aveva la bottega di costruzione di vari tipi, o per esempio nell'arsenale di Venezia, luogo frequentatissimo da Galileo, che quando era a Padova frequentava principalmente l'arsenale di Venezia e le osterie di Venezia. Questi erano i suoi principali, e anche altri luoghi di piacere, diciamo. Ora, il problema di come cadono i gravi può sembrare ozioso, ma è evidentemente in relazione strettissima su quale traiettoria tiene una palla di cannone dopo che l'ho sparata. E questo naturalmente per un duca o per un marchese o per un signore era un problema abbastanza rilevante. E allora, non per questo ma per pura curiosità, Galileo comincia a cercare di studiare questo modo. Intanto, cosa era noto? Beh, secondo la fisica aristotelica, un corpo va verso terra, perché l'abbiamo visto, perché vuole andare al suo luogo naturale, ma riguardo al come, ci va con una velocità costante, perché evidentemente io non riesco a vedere bene, ma mi sembra che vada a una velocità costante, quindi va a una velocità costante. Noi siamo tutti aristotelici istintivamente, vincere l'aristotelismo è un passaggio mentale, ma comunque va con una velocità costante, e questa velocità è tanto più grande quanto più pesante è il corpo e tanto più piccola quanto maggiore resistenza offre il mezzo dentro al quale questo corpo cade alla caduta stessa. Quindi un sasso cadrà nell'acqua più lentamente che nell'aria, perché l'acqua offre più resistenza. Già questa interpretazione produce problemi riguardo al galleggiamento. Perché il legno casca nell'aria invece nell'acqua galleggia? Questo comincia già a essere un problema. Però intanto vediamo i corpi come vanno verso terra. Vanno con una velocità intanto che veramente dipende dalla massa, cioè dipende da quanto è pesante. Quindi un corpo che pesa 10 kg va più veloce 10 volte rispetto a uno che pesa un chilo? No, ma questo bisogna verificarlo sperimentalmente. La leggenda dice che Galileo buttò di sotto dalla Torre di Pisa queste varie palle di vario materiale, di vario peso, ma in realtà questa storia l'ha raccontata solo il Viviani, non la dice mai Galileo. E Viviani scrive cercando di fare proprio un ritratto santificato di Galileo, per cui ci infioretta varie cose, tutti questi aneddoti sono quasi leggendari. Comunque sia, si accorge bene di una cosa: non c'è nemmeno bisogno di fare la prova sperimentale, di questo poi parleremo un po' intrecciandosi anche la prossima volta. Cioè, Galileo, fondatore del metodo sperimentale, non ricorre tanto agli esperimenti nella fase iniziale delle sue ricerche. Gli esperimenti gli servono per dare una conferma a delle cose di cui è già convinto. Per esempio,